Ho capito solo adesso che aprendo un canale YouTube mi sono portato in casa un problema enorme, cioè non posso utilizzare determinati oggetti finché non ci faccio un video su YouTube. E questa qui è una cosa molto stressante perché vorrei utilizzare un sacco gli oggetti che acquisto subito, li vorrei utilizzare veramente subito, ma non sempre ho la possibilità di registrare tutti i giorni. Quindi questa è veramente una cosa difficile da portare avanti, veramente molto difficile. Oggi per l'appunto sono qui per parlarvi di due oggetti che ho comprato recentemente, in realtà neanche troppo recentemente, però devo dire recentemente, in un negozio fantastico che è quasi il paese dei balocchi, che si chiama Primark. Prima di iniziare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti, su tutti i video che faccio, ma soprattutto per spronarmi a fare video, perché più video faccio più posso utilizzare gli oggetti che acquisto. Vabbè, bando alle ciance, direi che possiamo iniziare. Allora, sono due oggetti particolari per la casa. Il primo mi serviva, vedete che ho rifatto un po' la zona scrivania, la zona computer, ho messo dei pannelli dove posso appendere quello che voglio, insomma li ho comprati tutti dall'IKEA, poi magari ci farò un video a riguardo quando avrò montato completamente la mia postazione PC. E mi serviva qualcosa di Harry Potter da mettere sulla scrivania, volevo arredarla con tutti dei gadget nerd e volevo inserire anche un oggetto di Harry Potter. Non so se poi sarà quello definitivo, però comunque l'ho acquistato, l'ho pagato poco e ne valeva la pena. L'altro oggetto invece è un oggetto per la casa, lo volevo in realtà tema Marvel, lo cercavo tema Marvel ma non l'ho mai trovato. Anzi, ve lo mostro, partiamo da questo oggetto qua, va? E voilà, sono le fantastiche, chi è andato da Primark almeno una volta nella vita sicuramente le acquistate, le fantastiche lenzuola duvet cover set di Harry Potter. Molto, molto fighe, mi piace un sacco il blu, non sono il classico colore Harry Potter, queste qui sono anche da lavare, tra l'altro, quindi potrò metterle veramente fra una decina di giorni. Sono molto belle, ci sono le quattro case di Hogwarts e c'è il simbolo di Hogwarts al centro. Veramente, veramente fighe, e queste qui è stato facile acquistarle perché piacevano anche alla mia ragazza. Quelle della Marvel non sono mai riuscito a trovarle perché non ho mai trovato la taglia giusta. Come vedete qua c'è la taglia King. Io non lo sapevo, me l'ha spiegato la commessa, poi me l'ha spiegato anche la mia ragazza che di queste cose se ne intende. C'era singolo, double e king. Il double, attenzione se lo volete acquistare, non è il letto matrimoniale. Poi magari sto dicendo delle castronerie, però questo è quello che mi ha detto la commessa. Il letto matrimoniale non è il double, ma è il king. Il double è tipo una piazza e mezza, una roba francese, una double francese, cioè nel senso matrimoniale francese, una cosa del genere, però cercate su internet prima di acquistarlo perché potreste fare un grosso errore. Il prezzo è di 24 euro, quindi direi tutto sommato un ottimo prezzo. Non le ho ancora aperte, vedete sono ancora sigillate, anche perché risigillarle in questa maniera è impossibile, solo quelli di Primark sono in grado. Sto perdendo un po' di polvere, evidentemente erano lì da un po'. All'interno ci sono le lenzuole, ci sono anche i due cuscini. Molto molto contento, qua tutti i simboli di Harry Potter, cioè la lettera, gli occhiali, questa cos'è, un'altra lettera, questo è Edvige, questa è una pizza, ma cosa stiamo guardando? La saetta? No, non è una pizza, credo che sia un libro. Ah, una pozione. Insomma, molto carine, blu e bianche, Harry Potter ormai immancabile vicino al logo di Harry Potter, il Wizarding World, che insomma è ormai non è più solo un universo di Harry Potter, ma è l'universo del Wizarding World, di tutto l'universo della magia. Sono molto contento di averle trovate, la prossima volta spero di trovare anche quelle Marvel, spero di mostrarvele, ma probabilmente la mia ragazza entra 10 minuti prima nel negozio e le nasconde tutte, perché ogni volta che vado trovo sempre le misure sbagliate. Comunque, molto molto contento del mio acquisto ed è contenta anche la mia ragazza, quindi abbiamo fatto felici tutti quanti. 24 euro ben spesi. Passiamo all'altro oggetto, quello che dovrebbe andare su questa scrivania, adesso devo vederlo montato e vediamo com'è il risultato finale. È una pozione, quella che viene considerata la pozione più potente di tutte, in realtà non è la pozione soltanto, è un oggettino particolare che ha come protagonista la pozione, solo 8 euro, e questa qui è la scatola, Harry Potter. La pozione è la Felix Felicis, com'è che si chiama? Felix Felicitas? No, Felicitas mi sa che è quello che fa i filmini. No, è Felix Felicis, sì, che è la pozione che prende Ron, se non erro, nel film. Ora potrei sbagliarmi, però mi sembra di sì. Allora, io sono un grande nerd, guardo un sacco di prodotti, c'ho un piccolo problema, ho una memoria a breve termine, sono Dory praticamente, quindi mi ricordo veramente poco. Ho letto tutti i libri, ho visto miliardi di volte i film, potrei sbagliarmi e dire una castroneria, però non la prende Thor! Alla fin fine tu sei tu e io sono io. Non la prende Thor, la prende Harry, ecco, devo ragionare prima di parlare, perché Harry fa finta di darla a Ron, ma alla fine la prende Harry. È vero, è vero.
Comunque, apriamo, direi, qua è già rotto, purtroppo le cose di Primark sono in mezzo lì, in mezzo alla marmaglia, quindi tutti possono aprire per vedere che cosa c'è dentro. Io non l'ho aperto, tra l'altro, mi sono fidato delle immagini, potrebbe mancare tutto e potrei rimanere molto, molto deluso. Allora, vediamo un po', qua c'è una scatola rumorosissima di latta, qua c'è il simbolo di Hogwarts, molto carina la scatoletta, pozioni, le più potenti pozioni. Altro simbolo di Hogwarts, un calderone, sopra un calderone, insomma è una scatola di latta, un portapenne, diciamo, visto che in teoria dovrebbe andare sulla scrivania. Apriamo. Ok. Allora, abbiamo un pezzo di plastica nero con un calderone sopra. Poi, un altro pezzo di plastica nero, un po' più piccino, questo sembra la luna di Moon Knight. Poi abbiamo la Felix, ma voglio mostrarvela alla fine. Che cosa sono? Questi sono dei post-it, dopo vi farò vedere come in teoria dovrebbe essere montato, se riesco a capire come si fa. Poi abbiamo un altro pezzo di plastica nero, eccolo qua, adesso monterò tutto. E poi abbiamo un pezzo di ferro, ah, questa qui è il, no, non è di ferro, è di plastica, però sbattendo qua sembra di ferro, è il è l'etichetta della Felix Felicis, eccola qua, che andrà montata sulla boccetta. La boccetta è questa qua, ma non va montata, si è rotta. Va qua, ma non è da montare, si è rotta, è da aggiustare questa. Ma non è possibile, io che non controllo la roba, cacchio, era già aperta, non me ne sono accorto. Ma non è possibile però. Vabbè, comunque, questa qui è la boccetta, la Felix Felicis, che ha un liquido biancastro dentro, esattamente come nel film, e in teoria questa etichettina dovrebbe andare davanti e ricorda un sacco quella del film. In realtà, vabbè, facciamocela andare bene così, poi lo appiccicherò con una sorta di colla. In realtà non è una vera boccetta, cioè non si può aprire, c'è il liquido dentro perché si vede muovere, si muove all'interno, ma è una penna fantastica, mi fanno mai fanno impazzire queste cavolate. Una penna di colore nero, è di colore nero ed è molto molto bella, secondo me è di una scomodità incredibile, perché scrivere con sta roba qua in mano, soprattutto se devi tenere l'etichetta rotta, scrivere con sta roba qua in mano secondo me è un po' scomodo. Però, molto carina, montiamola e vediamo com'è il risultato finale. Così, qua davanti, e questo è il piccolo stand per la Felix Felicis. Qua sotto ci vanno i post-it e qua ci va la Felix Felicis, che devo ancora mettere a posto, poi metterò a posto con l'etichetta. E questo è lo stand, molto molto figo, molto carino. Io sono qua, mi metto qua, se ho bisogno prendo la mia pozioncina, scrivo quello che voglio, stacco il post-it e lo appiccico dove mi pare. Molto molto carino, sono molto molto soddisfatto dei miei acquisti. E questo e questa scatoletta va dietro, dietro così, come portapenne. Va bene, devo solo aggiustarla e via. Signori, i gadget di oggi sono finiti. Ovviamente non ho comprato solo questa roba da Primark, ho comprato circa 210 euro di roba, ma vi mostrerò tutto con calma, quindi attenderò ancora per utilizzare gli oggetti che non ho unboxato. Per il momento finalmente almeno la roba di Harry Potter posso utilizzarla, o meglio posso aggiustarla e metterla a lavare, ma va bene, e prendiamo questo. Io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Se volete potete anche seguirmi su Instagram, Berta The Real è il mio nome. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, noi ci vediamo alla prossima con probabilmente un altro unboxing, spero di riuscire. Ciao ciao, bella!